Aveva compiuto proprio ieri 67 anni l'uomo rinvenuto cadavere nella sua auto in via Matteotti. Si tratta di un ex farmacista morto mentre si recava all'ospedale in seguito a un malore. Mentre nel resto del Lazio i contagi si sono triplicati nell'arco di pochissimi giorni, a Civitavecchia l'aumento dei positivi è finora rimasto contenuto. In 7 giorni l'incremento è stato del 31,7%. Nei mesi di marzo e aprile 2020, durante la prima ondata, i decessi in eccesso sono stati 49.000 rispetto alla media dei 5 anni precedenti. Il Covid è stato la seconda causa di morte dietro i tumori. È stato inaugurato ieri sera al Padel Village il nuovo centro sportivo nato al Gedi, la 8 i campi presenti, tra i progetti anche la costruzione di una piscina e di alcuni spazi per il beach volley. Del Lungo, Camboni e Lodadio da Civitavecchia hanno raggiunto Tokyo per partecipare alle Olimpiadi rispettivamente nella pallanuoto, nel windsurf e nella ginnastica. Stasera lo speciale su TRC. Buonasera dal TRC Giornale, da Raffaella Angeletti. In primo piano la cronaca, sarà l'autopsia disposta dal magistrato a chiarire le reali cause del decesso dell'uomo rinvenuto cadavere ieri mattina all'interno della sua autovettura nella centralissima viale Giacomo Matteotti. L'uomo, un ex farmacista civitavecchiese di 67 anni, proprio ieri avrebbe festeggiato il suo compleanno. Tutto lascia ritenere che sia stato vittima di un malore. Ma sentiamo il servizio, vediamo. Aveva compiuto 67 anni proprio ieri, l'uomo rinvenuto cadavere all'interno della sua autovettura nelle prime ore di ieri mattina in viale Giacomo Matteotti. Stando ad una prima ricostruzione degli inquirenti che stanno indagando sull'episodio, l'uomo, un ex farmacista, stava probabilmente recandosi al San Paolo perché colto da malore, ma purtroppo non ce l'ha fatta. L'autovettura che stava guidando, un'utilitaria, è stata rinvenuta praticamente ferma contro la palina della fermata dei bus della linea di trasporti urbana sul lato sud di Viale Matteotti, a pochi metri dall'incrocio con Via Gobetti. L'uomo si trovava accasciato sul sedile del passeggero. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che in quel momento stavano transitando nella centralissima via. Quando hanno visto l'uomo riverso all'interno dell'auto, che non dava segni di vita, hanno chiamato il 113. Sul posto si sono immediatamente portate due volanti del commissariato di Viale della Vittoria. Come detto, da una prima ricostruzione, l'uomo, di età superiore ai 50 anni, sarebbe stato colto da malore mentre si trovava alla guida dell'auto e avrebbe cercato, purtroppo inutilmente, di raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Sarà comunque l'autopsia, già disposta dal magistrato incaricato di svolgere l'inchiesta sull'accaduto, a chiarire le reali cause del decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco della caserma Bonifazi e una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a delimitare la zona dove è stata ritrovata l'autovettura con all'interno il cadavere. Siamo in estate inoltrata e Civitavecchia è l'unica città del Lazio a non aver organizzato un cartellone estivo. Lo afferma la Confcommercio, che attacca l'amministrazione comunale sulla mancanza di iniziative estive nella nostra città. Girando per le strade, affermano da Confcommercio, troviamo le pubblicità degli eventi estivi di tutte le città del comprensorio, tranne che di Civitavecchia. Da noi regna il silenzio, ma questo silenzio diventa assordante quando si comprende che gli unici eventi pianificati sono i street food, tanto criticati nelle passate amministrazioni. Manca una seria programmazione, la stessa che avevamo richiesto sin da subito, come manca un coinvolgimento vero dell'associazione. Troviamo non solo inconcepibili ma addirittura ipocrite le parole provenienti dal direttivo della Confcommercio in merito alla presunta mancanza di un cartellone estivo, e sinceramente non ci stupiremo se tali parole contro l'amministrazione del sindaco tedesco non trovino poi riscontro tra i commercianti stessi. Affermano in una durissima nota congiunta il coordinamento comunale della Lega e i suoi rappresentanti in consiglio comunale e nella giunta. Secondo i leghisti, parlare di assenza di cartellone estivo da parte del comune nota non solo disinformazione ma anche malafede, dal momento che i vertici di Confcommercio dovrebbero sapere che sia il sindaco che gli uffici preposti sono al lavoro esattamente per garantire per quanto possibile questa opportunità. Non può essere che un'associazione, affermano dalla Lega, pensa a fare business cavalcando l'amministrazione. Un'associazione deve operare a fianco dell'amministrazione e collaborare al meglio per la sua categoria, ma soprattutto per il bene della città.
Restano 21 i casi conclamati di Covid-19 a Civitavecchia. Il report è diffuso ieri dall'assessorato regionale alla sanità e dall'ASL Roma 4, espressione dei dati raccolti nella giornata di sabato, non ha infatti portato alcuna novità, non essendo stato riscontrato alcun nuovo contagio né alcuna guarigione. La situazione resta comunque preoccupante anche alla luce di quanto sta avvenendo nella regione, soprattutto perché si attendono le conseguenze dei maxi assembramenti successivi alla vittoria della nazionale agli europei di calcio. Per usare un classico modo di dire, se la situazione rimanesse come è adesso, ci sarebbe assolutamente da apporre la firma. Mentre infatti nel resto del Lazio i contagi si sono triplicati nell'arco di pochissimi giorni e in particolare a Roma si cominciano a contare i cluster successivi agli assembramenti avvenuti durante i campionati europei di calcio, a Civitavecchia l'aumento dei positivi è rimasto finora contenuto. Rispetto alla scorsa settimana infatti si contano soltanto 5 contagiati in più. Il report quotidiano diffuso domenica scorsa dall'assessorato regionale alla sanità e della ASL Roma 4 parlava di 16 persone contemporaneamente positive in città. Quello diramato ieri evidenziava che i contagi complessivi a Civitavecchia sono adesso 21. In 7 giorni l'incremento è stato del 31,7%, nettamente più basso di quello che si era riscontrato la scorsa settimana, quando si era addirittura raggiunto il 77,8% in più di contagi. C'è da considerare, tanto per rendere meglio l'idea di come finora in città la situazione possa considerarsi per certi versi tranquilla, che realtà molto più piccole di Civitavecchia, che appartengono alla stessa ASL, vedi Cerveteri, la Dispoli e Santa Marinella, si trovano con numeri praticamente analoghi. Comunque le autorità sanitarie non nascondono le loro preoccupazioni, anche perché proprio nei prossimi giorni dovrebbero farsi sentire le conseguenze dei maxi assembramenti avvenuti in occasione della vittoria della nazionale di calcio agli europei. Sono trascorsi 8 giorni dalla serata dell'11 luglio e in questa settimana si attende un'impennata dei contagi, peraltro già evidenziata, come detto, in altre realtà. La speranza ovviamente è che la previsione non si riveli azzeccata e soprattutto che la campagna vaccinale riprenda vigore. È ormai dimostrato scientificamente che il vaccino è l'unica arma in grado di tenere lontano il virus o, nel peggiore dei casi, di renderlo al pari di una normale influenza. Per chi non lo avesse ancora capito, la definitiva ripresa e il ritorno alla normalità passano solo ed esclusivamente attraverso il successo della campagna vaccinale. Non è stata una domenica bianca per Civitavecchia per quanto riguarda il Covid. È un nuovo contagiato, questo quanto viene segnalato nel report di ASL Roma 4 e Regione Lazio. Come sempre va ricordato che i dati del lunedì sono influenzati dal basso numero di tamponi effettuati nella giornata della domenica. E si avvicina il traguardo del 60% di vaccinati nel Lazio. È stata infatti superata la quota di 2,7 milioni di somministrazioni della seconda dose, che equivale ad avere vaccinato il 57% della popolazione adulta residente nella regione. Nello specifico, stando ai dati forniti dall'assessorato regionale alla sanità, sono state superate le 6,2 milioni di dosi somministrate. Il 71% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose e il 58% due dosi. Stando alle stime, nella prima settimana di agosto il 70% della popolazione adulta avrà ricevuto due dosi. Manca ancora molto, purtroppo, per raggiungere l'agonia immunità di gregge, che secondo gli esperti arriva quando l'85% della popolazione è stata vaccinata. Intanto è in corso d'aggiornamento l'operazione Delta, ovvero la campagna del vaccino itinerante.
E intanto destano impressione i dati pubblicati dall'Istat, Istituto Nazionale di Statistica, riguardo le cause di morte durante la prima pandemia. Gli esperti sono andati a verificare cosa è realmente avvenuto nei mesi di marzo e aprile dello scorso anno. Ebbene, i decessi a causa del Covid-19 sono stati secondi soltanto a quelli dovuti ai tumori. Sentiamo. Nei mesi di marzo e aprile del 2020, ovvero durante la cosiddetta prima ondata della pandemia, i decessi in eccesso sono stati 49.000 rispetto alla media degli stessi mesi nei 5 anni precedenti. Lo certifica uno studio condotto dall'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, che ha accertato, tra l'altro, che in quei 2 mesi il Covid-19 è stata la seconda causa di morte, con un numero di decessi di poco inferiore a quello dei tumori e più del doppio di quello delle cardiopatie ischemiche. Nel periodo considerato, oltre al Covid-19, i decessi sono aumentati per quasi tutte le principali cause di morte rispetto a quanto osservato nello stesso periodo del quinquennio precedente. Impressionante l'incremento di decessi per polmoniti e influenza, 3 volte superiore a quella osservata in media nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019. In crescita anche i decessi dovuti alle altre patologie a carico dell'apparato respiratorio, con un più 26% rilevato sia per le malattie croniche broncopolmonari che per il complesso delle restanti malattie respiratorie. I decessi risultano in aumento anche per demenze e malattia di Alzheimer, col più 49%, per le malattie cardiache ipertensive, col più 40%, e per il diabete, con un più 41%. Aumenti più contenuti per le morti dovute a malattie cerebrovascolari, più 13%, e malattie cardiache ischemiche, più 5%. Non si sono rilevati invece incrementi nel numero di decessi per tumori e malattie infettive. Il decremento osservato nella frequenza dei decessi per cause esterne, corrispondenti nel totale al 4%, è stato dovuto all'effetto del primo duro lockdown, che ha determinato una drastica riduzione della circolazione stradale e dei conseguenti incidenti mortali. Per capire infine qual è stato l'effetto del coronavirus sulla mortalità complessiva, possono bastare altri 2 semplici dati. Il primo riguarda i decessi per soggetti con oltre 70 anni, che per l'85% dei casi è stato dovuto al Covid-19, mentre è stata del 20%, sempre per coronavirus, la causa di morte per i 50-59 anni. Il secondo impressionante riguarda le strutture residenziali o socio-assistenziali, dove tra il marzo e l'aprile dello scorso anno si è registrato un incremento del 155% dei decessi. Per uscire dalla crisi bisogna avviare progetti concreti e confronti, ad esempio con Enel, per un progetto di crescita alternativo a quella energetica. La proposta arriva dall'ex dirigente nazionale di Confcommercio e attuale leader dell'associazione Meno Poltrone Più Panchine, Tullio Nunzi, per il quale bisogna prendere atto che alcuni settori, come il terziario, si è di fronte ad una vera e propria rivoluzione. Secondo Nunzi, gli operatori del terziario per primi devono adeguarsi darwinianamente a questi mutamenti, al di là di chiacchiere e sguaiate polemiche, aggiunge, bisogna proporre un patto per un nuovo sviluppo con il territorio tra pubblico e privato, tra istituzioni e imprese, anche perché secondo Nunzi incertezza e deficit progettuale sono il nemico del settore terziario, che si accinge a vivere un periodo burrascoso.
La classificazione delle aree di Civitavecchia soggette a un uso civico proposta dal Consiglio d'amministrazione dell'Università Agraria è impraticabile, semplicemente perché è ormai dimostrato che su quelle aree non esiste alcun vincolo. Lo sostiene il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, che prende a riferimento i riscontri più recenti riguardanti sia la tenuta delle Mortelle che la tenuta Ferrara. Per entrambe le aree, e secondo i meloniani, è stato dimostrato che i terreni sono alloidali e quindi non soggetti ad alcun vincolo. Per Fratelli d'Italia sarebbe quindi opportuno che l'Università Agraria si arrendesse all'evidenza dei fatti, smettesse di sollevare cavilli legali, evitasse proposte indecenti come la sclassificazione su terreni allodiali, rinunciasse ad ogni tenue compenso non dovuto e permettesse l'instaurazione di una nuova amministrazione convocando subito regolari elezioni. Una serata speciale per il quartiere Gedila. Ieri sera è stato inaugurato il Padel Village, il nuovo centro sportivo che rimette in piedi un'area che ha fatto la storia del calcio cittadino ma che da troppo tempo era stata lasciata nel totale abbandono. Alcuni imprenditori hanno voluto dare una nuova luce a questo spazio puntando sullo sport del momento, il padel. 8 i campi presenti in un circolo che punta a diventare un punto di riferimento per tutto lo sport cittadino e non solo. Tra i progetti anche la costruzione di una piscina e di alcuni campi da beach volley. Ma sentiamo le interviste, vediamo. Gino Di Dei e Carlotta Nardi, praticamente inaugurazione di questo Padel Village. Ho visto tantissimi campi, viene riqualificata un'area come quella del Gedila che è stata storica per lo sport cittadino. Sì, assolutamente, è stata un'area storica, sono contento comunque sia di aver riqualificato quest'area e di aver creato, diciamo, questa sorta di villaggio. Infatti il nome Padel Village proprio perché deve essere quasi un punto di ritrovo per tutti i cittadini di Civitavecchia, che io come al solito ringrazio perché sono sempre presenti, anche oggi come vedi è tutto pieno, i campi da domani saranno pieni, un overbooking, quindi veramente il popolo civitavecchiese non finirò mai di ringraziarlo. Quello che abbiamo iniziato a pensare era proprio quello di creare un villaggio, una sorta di villaggio turistico, quindi non solo il padel, ma le persone che stanno qui possono anche passare dei minuti per prendere un drink o magari per mangiare qualcosa come può essere una pizza o quant'altro. Quindi una concezione totalmente diversa di quello del gioco del padel, che diciamo sfida un po' tutto quello che è i vari circoli romani e secondo me gli stiamo anche un po' sorpassando perché veramente è venuto meglio del previsto, veramente è stato un ottimo progetto e sono felicissimo di averlo realizzato insieme anche a, devo dire, ai miei soci, a mio fratello Ezio che è sempre con me, a Fulvio Gagliardini e anche all'altra ragazza Morbidelli Martina e a mia moglie che ovviamente lei sarà, diciamo, l'elemento trainante di tutta la parte dei maestri. Abbiamo grandi ambizioni, sono insomma contentissima di riniziare questa avventura qui al Padel Village come maestra. In questi mesi, diciamo, di fermo ovviamente il mio paddle è andato avanti con la mia squadra di Serie B, però sono entusiasta insomma di riniziare invece con le allieve mie che mi sono mancate tantissimo e mettere insomma nel mio lavoro veramente tanta passione perché quello che mi piace insegnare è proprio insomma un mestiere che adoro, ecco, e non vedo l'ora insomma di riniziare alla grande, ovviamente con la squadra mia, perché non sarò l'unica comunque a insegnare qui, abbiamo un team molto serio e valido di istruttori. Il sogno nel cassetto è quello il prossimo anno di completare proprio tutto il progetto con la piscina, quindi la piscina ovviamente per i soci, e come ricordiamo tutta l'attività della pizzeria è sempre riservata ai soci, quindi il sogno nel cassetto è quello di fare la piscina e anche 3 campi da bici, che comunque sia... abbiamo già chiuso un accordo per fare i campi da beach e piscina e non solo, ci sarà anche una tribuna che provvederemo a ristrutturarla per fare anche dei cartelloni, un cartellone estivo, quindi ci saranno eventi, spettacoli, beach, padel, tante cose insieme. E da settembre abbiamo un grandissimo, diciamo, progetto per quanto riguarda i corsi bambini e ragazzi, insomma. Quindi punteremo tanto sul giovane perché il giovane diventerà veramente il futuro di questo sport.
Grande successo al Teatro Traiano per la mostra organizzata dai Rotary Club Civitavecchia e Viterbo in collaborazione con il Comune di Civitavecchia e con il contributo della Fondazione Caricev dal titolo 100 volte Fellini, dedicata al grande regista riminese in occasione del centenario della sua nascita, ma che per la pandemia non si è potuta realizzare nel 2020. Il materiale proveniente dal comprensorio per lo più inedito e la mostra è gratuita e aperta tutti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, sabato e domenica esclusi. Ultimi giorni per garantirsi la possibilità di assistere al concerto di mercoledì alle 21 presso il Traiano, le porte del Teatro Comunale, dopo l'ottimo successo di Arriveder le Stelle con Cazzullo e Pelù, questa volta si riapriranno su uno spettacolo dalla forte sensualità. Si tratta di Tango Nuevo Reload con il musicista italo-argentino Girotto in trio con Iorio e Gvis, che proporranno una rivisitazione delle storiche musiche di Astor Piazzolla. E coupon sono in distribuzione presso il botteghino del teatro fino a esaurimento posti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. E si è svolta alla libreria Mondadori la presentazione dal diario di Stella Angel, storia di vita vissuta tra la terra e il cielo. Il libro scritto da Stella Foti, siracusana d'origine ma ormai civitavecchese d'adozione, visto che vive nella nostra città da 30 anni, con la collaborazione della moderatrice Paola Liberatori e la presenza di Don Cono, che è anche intervenuto nella conferenza stampa. Foti ha parlato della sua opera, che verte sulla sua vera storia con gli esseri celesti, ovvero gli angeli. E proseguiamo con lo sport. Mattia Camboni, Marco Dellungo e Marco Lodadio sono a Tokyo tra mille difficoltà a causa di restrittissimi protocolli Covid, ma sono comunque arrivati in Giappone. Venerdì ci sarà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi più tormentate della storia, un evento in cui tre rappresentanti della nostra città vogliono dare tutto e portare a casa una medaglia. E questa sera alle 21 su TRC andrà in onda lo speciale Civitavecchia verso Tokyo, dove sentiremo le impressioni dei tre ragazzi a pochi giorni dalla partenza della kermesse a cinque cerchi. Ma sentiamo. Anche lo sport civitavecchiese è pronto a vivere due settimane con il fuso orario di Tokyo. Venerdì prossimo prenderanno il via le Olimpiadi con la cerimonia di apertura ed anche questa edizione, unica nel suo genere dei giochi a causa della tempesta Covid, vedrà una buona rappresentanza di atleti legati a Civitavecchia. Nella pallanuoto difenderà la porta del Sette Bello Marco Dellungo. Il team azzurro arriva dal successo di 2 anni fa ai mondiali di Guangzhou, per cui è impossibile non inserire gli azzurri nel lotto delle contender per l'oro. Nella prima fase del torneo, il set della CT Sandro Campagna affronterà alla Tatsumi in ordine Sudafrica, Grecia, Stati Uniti, Giappone e Ungheria. Un girone non impossibile, ma che ai quarti di finale si incrocerà con quello che vede presenti Serbia, Croazia, Montenegro e Spagna. Non si prevede quindi un percorso semplice per la squadra di Marco Dellungo. Cerca conferme anche Mattia Camboni nel windsurf, anche lui alla seconda partecipazione dopo quella di Rio de Janeiro. Ma dopo aver ottenuto la medal race in Brasile nel 2016 da matricola, ora il portacolori delle Fiamme Azzurre ha fatto passi da gigante e punta dritto al podio anche dopo l'argento mondiale di Cadice. 12 le regate previste prima della medal race, con la partenza prevista domenica 25 e atto finale programmato per venerdì 31. Sono 25 i velisti iscritti alla competizione a 5 cerchi. A Camboni, così come è accaduto a Cadice, servirà a partire benissimo per potersi mettere nella parte alta della classifica e da lì giocarsi tutte le chance per centrare una medaglia olimpica, che sarebbe storica per il windsurf italiano. E chi ha avuto un percorso travagliato verso Tokyo è stato Marco Lodadio nella ginnastica artistica. Il rinvio dell'evento di un anno ha convinto la stella della SG ad operarsi alla spalla e a svolgere una preparazione completamente diversa dal normale in previsione della spedizione nel sollevante. Lunghi mesi di pensieri e di ore in pedana per preparare un esercizio che si sta avvicinando. Lodadio ed il suo coach Gigi Rocchini sperano di tradurre tutti questi sacrifici in un risultato che farebbe impazzire di gioia un movimento messo in difficoltà e scosso dall'esclusione dai giochi per infortunio di Giorgia Villa nella formazione italiana femminile. Il cavaliere sarà impegnato agli anelli, prima con le qualificazioni e poi con l'eventuale finale, calendarizzata per lunedì 2 agosto.
E non resta che fare l'imbocca al lupo ai tre ragazzi che porteranno in alto il nome di Civitavecchia alle prossime Olimpiadi, con l'augurio che possano tornare in città con qualcosa di prezioso al collo. Calcio, ritorno in casa di LF. Il club biancoverde annuncia l'accordo con Mauro Maggi, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo del settore agonistico. Tante le esperienze di Maggi, dal vivaio del Civitavecchia alla Corneto fino all'esperienza al Siena, dove è stato osservatore per il club bianconero. Anche nella scuola calcio c'è una new entry: arriva con il ruolo di direttore tecnico l'esperto Pino De Fazzi, ex Civitavecchia e CPC, che andrà ad affiancare il responsabile della scuola calcio Bruno Dignani. Kickboxing, Alessio Crescentini si conferma imbattuto. Questo è il risultato importante di The Best of the Best, l'ormai classica riunione organizzata da Massimo Brizzi, che si è svolta a Tolfa. Il fighter civitavecchese ha vinto il titolo italiano ai punti contro Damiano Pace ed ora si apre la possibilità di affrontare il brasiliano Thiago Luque per il titolo intercontinentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, ma continuate comunque a seguirci nei nostri canali social, Facebook, YouTube, naturalmente il sito www.trcgiornale.it. E quindi buon proseguimento di programmi, naturalmente di serata. Arrivederci.